Una volta un'aquila fu catturata da un uomo. Questi le mozzò le ali e poi la lasciò andare in mezzo al pollame di casa. Da quel giorno l'aquila si intristì e, tenendo il capo sempre chino, non mangiò più per il dolore, sembrando un re in catene. Passò del tempo e l'aquila fu venduta. Il nuovo padrone, dal cuore nobile e puro, strappò le penne mozze al volatile e con un unguento di mirra riuscì a farle ricrescere. L'aquila finalmente poté riprendere il volo. La prima cosa che volle fare fu quella di portare un dono al suo nuovo padrone, che si era dimostrato di una bontà infinita. E così fu. Appena libratasi in volo, avvistò una lepre e, scendendo in picchiata, l'afferrò con i suoi artigli. Immediatamente si avviò per portare il suo dono ancora caldo al suo nuovo padrone. Ma una volpe che la vide l'ammonì, dicendole: «Mia cara, i regali non devi farli al nuovo padrone, ma piuttosto al padrone di prima. Questo è già buono di natura. L'altro invece è meglio che tu lo rabbonisca, perché non ti privi più delle ali se dovessi ritornare nelle sue grinfie.» Sta bene ricambiare generosamente i benefattori, ma bisogna anche guardarsi prudentemente dai malvagi.